Caro Freud, te voglio fa un'amara confessione. Ti ricordi di quel libro contro l'ossessione? T'hai messo in copertina, con 3 stelle, lì sul petto. Per spiegare che la Juventus è il colpevole perfetto. Ecco, io te vorrei dire, dopo il libro, che è successo. Sdraiate su quel lettino, ti racconto tutto adesso. Quando è uscito in libreria, manco un giorno era passato, sai, gli ha dato il benvenuto il presidente del Senato. Ci rubaste lo scudetto! Che partenza con il botto! Lui è sempre attento ai tempi andati. È tornato al 98. Lui vive le nostalgie. In pettino, un po' spavardo. So che in casa lui c'ha il busto di Giuliano su Ronaldo. Ma la Juve unisce tutti, estremisti e moderati. Draghi non sa dire Juve. Per lui siamo innominati. Dopo il rompe De Laurentiis, che ci attacca con orgoglio. Se tu vinci 9 volte deve esserci l'imbroglio. Giunto gli era Juventino. Lunedì lo avrei cacciato. Ora prendo Antonio Conte, che a Torino non è mai stato. Commisso sul sistema che la Juve ha un po' farsato. Poi c'è il senatore Borghi, questi hanno sempre rubato. Che casino le scommesse. Ma se guardi sui giornali, c'ha la maglia bianconera, sia Fagioli che Tonali. Ma sono solo loro due. C'è qualcosa che non quadra. C'è quell'altro che fa i nomi, se non so, della sua squadra. L'ossessione, a essere sinceri, più di tutto ce la spiega una vicenda clamorosa, la questione Superlega. È immorale ed illegale? La sentenza sfonda l'UEFA, la gazzetta più variale. Questo clima, a dire il vero, c'è pure il campionato. Sai, Berardi e Malinowski il ginocchio hanno strisciato. Mentre altri, quelli onesti, stanno a diventare campioni. Sono forti e segnano reti con i gomiti e i bastoni. E se giochi a guardi e ladri, quelli fanno i permalosi. C'è farine solo Prisco, ma contro l'Inter come osi? Certo, quante male lingue, dai, Acerbi dice il vero. Ce l'aveva con Juan Jesus se voleva farlo nero. E mi dite, è così, ufficiale la sentenza. Caro Freud, non t'agita, ora arriva la più bella. Per lo scudo 19 questi mettono la stella. Bravo! Noi l'abbiamo da una vita. E visto che me lo chiedi, io c'avevo 7 anni e quel gol fece 3 di. Ma Gesù sta accanto a Zaghi? Oh, è felice da morire. Non sarà mica legale l'illustre FGC. In autunno nasce il caso a Milano per gli ultra. Ovviamente queste cose noi le abbiamo vissute già. Hai presente che in Torino che atmosfera divertente? E il PM che ci odia, la procura incompetente. Con i titoli ogni giorno, con Agnelli in commissione, trascrizioni un po' inventate, tutta la diffamazione. A Milano è un po' diverso. Lì c'è un'altra caratura. Tifo, arresti e criminali in una cover nerazzura. Leggi le intercettazioni, quante cose si sono detti. Ma di certo ora sapremo a chi chiedere i bietti. Brutta storia, che succede? L'atmosfera si fa tesa. Ma Marotta ha la sentenza, oh, noi siamo parte resa. E le altre plusvalenze, ma non asse, Osimhen. Oh, non fate troppo chiasso, che svegliate il buon chinè. E così si arriva ora. Le polemiche di ieri su certi su rigori leggerini e certi retropensieri. Ti ricordi, caro Freud, che dicevano De Conte? Tra scommesse e 5 maggio, lui c'ha l'arroganza in fronte. E rammenti, caro Sigmund, che diceva De Marotta, è il perfetto dirigente della squadra più corrotta. Guarda come sono cambiati. Uno è il simbolo borbone, l'altro non fa più robacce, ora vince come buone. Caro Freud, te vedo in faccia amarezza e delusione, ma in Italia la Juventus sarà sempre in ossessione. E se tornano i processi, se riparte la minaccia, rispondiamo con Kenan. E gli famo la linguaccia.